Matteo, te l'ho fatta. Con il brano Stai con me, un totem dei diritti, cartelli e attività ludiche, circa 200 bambini di 16 classi quinte delle scuole primarie della città hanno animato il Pincio di Fano celebrando la giornata internazionale per i diritti dell'infanzia. A guidarli e a intrattenerli i maestri Giorgio Caselli e Matteo Santini. Non ha voluto far mancare la sua presenza al sindaco di Fano Massimo Seri, che ha tenuto per sé la delega alla città delle bambine e dei bambini. È veramente una bella giornata, è proprio vero che quando ci sono i bambini con la loro gioia fanno arrivare il sole. Si è trasformata questa giornata, ma soprattutto è bella per il significato che ha, per i valori che vengono richiamati. Oggi si celebra la Convenzione del diritto del bambino, che ha una coincidenza. Il 27 maggio 1991 veniva ratificata al Parlamento italiano e nello stesso tempo a Fano si celebrava la nascita della Fano Città dei Bambini. Quindi è una coincidenza che per me non è casuale, perché questa giornata che vuole celebrare il diritto al gioco, che è un diritto universale, che io definirei quasi un dovere, perché i bambini devono giocare e quando non possono farlo è un delitto e noi non lo possiamo consentire. Purtroppo sappiamo che ancora nel mondo ci sono tanti bambini che non possono vivere la loro fanciullezza. Questo sta in questo bel progetto della Fano Città dei Bambini, che ha un valore importante, ma un valore di città, una città che è a misura di tutti. Quando noi prendiamo il bambino come paradigma, quindi se una città è a misura di bambino, che è la figura sotto certi aspetti più fragile, vuol dire che è una città per tutti, e noi questo che vogliamo è una città per tutti. Dopo i saluti istituzionali, la piccola Giulia ha presentato il Consiglio delle Bambine e dei Bambini. Sono seguiti giochi in quattro aree del Pincio, grazie alla collaborazione di diverse associazioni del territorio e con i bimbi divisi in gruppi, nel rispetto delle norme anti-Covid. La mattinata si è conclusa con una camminata verso i passeggi, denominata la Marcia dei Diritti. Daremo a tutti un attestato di partecipazione. Finalmente siamo potuti tornare all'aperto. Avete visto che bei lavori che hanno fatto anche con l'aiuto delle insegnanti, oltre che col Consiglio dei Bambini. Ci sono dei cartelli molto belli e molto significativi su tutti i diritti. I bambini sono stati abbastanza colpiti, insomma, durante la pandemia, isolati, con la impossibilità di incontrare gli amici, di andare a scuola, quindi per questo sono particolarmente entusiasti e siamo molto contenti di offrire loro oggi questa giornata. E 1, 2, 3, 4, 5!